intanto aspettiamo la direttrice, intanto vi trattengo perché la direttrice Maria Prozzo, che è una persona speciale. Nello speciale c'è tutto. Questo posto è stato fondato 40 anni fa, stava a Piazza Roccia di Melone in un garage scantinato. Io insegno qui da un paio d'anni, questo è il mio secondo anno. Sono rinata, no, nuovo nata, perché non è che prima, però dopo 40 anni di un conservatorio mi sono trovata adesso in questo posto e ricomincio una nuova vita con nuovi allievi, bambini che prima non avevo, adesso bambini di 6-8 anni, ma per farvela breve sono felice qui, apprezzo moltissimo questo posto e spero che anche voi vi troviate bene. E in primis ringrazio la direzione che ci ha ospitato, favorito, accolto e è stata favorevole a questa iniziativa, per cui il merito è loro. Maria. L'idea era mia, per cui le idee sono belle, ma ci vuole qualcuno che ti aiuta a realizzarle e per questo in primis ho voluto ringraziare Maria. L'idea era mia perché ho assistito a un'altra presentazione dello stesso volume, fatto in un altro posto, e mi è piaciuto e ho voluto fare una cosa in un posto dove io sento un po' più di calore anche che mi appartiene. Passo a Valery, maestro Vosko Bojnikov, uno dei ultimi allievi di grande maestro Henryk Neuhaus, forse una delle tra le prime persone che ho conosciuto quando sono arrivata in Italia. Questa cosa mi emoziona molto perché ho ritrovato un filo che io seguivo. Certo, io ho avuto i miei maestri, i miei insegnanti, però il maestro Neuhaus è stato sempre un mito, non solo per me, ma per generazioni di miei colleghi studenti, e il suo primo libro, ce l'ho qui a Talenti, nella biblioteca, è del 1965 e io l'ho comprato in slovacco, per cui io mi considero un po' un albero genealogico, una discepola, bensì non ho mai studiato con lui, ma ho fatto qualche masterclass con il figlio che veniva a Bratislava, Stanislav Neuhaus. Di questo poi ve ne parlerà. Valery è stato traduttore, curatore di volumi sul maestro Neuhaus e suo allievo, vi parlerà tutto lui. E lo ringrazio, ringrazio tutti gli amici che si sono adoperati per permettere questa serata, i video, ascolti, non in meno la videoregistrazione che ci farà un nostro amico Diego Gasparotto. Posso cominciare a parlare di Neuhaus prima di darvi la notizia più importante di questa sera. Hai microfono? Che la mia amica, che mi ha presentato con tanta pompa, oggi compie gli anni. Regalarvi due dischi, che credo che non ce l'abbia, perché sono concerti di Neuhaus molto rari, molto vecchi. Uno di questi del 1948, vi parlerò ora, racconterò la storia. Ecco, Neuhaus che suona Chopin e Richter suona il concerto di Rachmaninov. E qua invece Neuhaus suona ancora il concerto di Scherzi. Questo per te. Provo di parlare senza microfono, che è più simpatico, però se mi mancherà la voce, me lo dite.
Effettivamente Neuhaus è la persona più importante della mia vita, non solo perché è la più bella persona che abbia conosciuto, ma perché mi ha dato più di chiunque altro, oltre, dopo i miei genitori. L'ho conosciuto nel 1957 a Mosca, sono entrato nella sua classe, e già il fatto stesso come avvenne questo incontro abbastanza sintomatico. A Mosca, per entrare al conservatorio, all'epoca non si pagava, si faceva un concorso, si suonava, se piaceva ti sceglievano. Quell'anno eravamo almeno 5 per ogni posto, quindi c'era un concorso molto forte. Davanti a me ha suonato anche Maxim Shostakovich, allora mi sono detto che certamente prenderanno Maxim Shostakovich, il figlio del compositore, tanto meno me. E invece hanno preso sia Maxim che me. E, dopo questo assaggio, dopo questo esame di ammissione, che avvenne nella sala bianca cosiddetta del Conservatorio di Mosca, esiste tuttora, Neuhaus si è avvicinato a me, che io non lo conoscevo. Ho visto soltanto una persona molto bella, vedrete adesso nelle immagini, avevo già i capelli canuti molto vistosi, la faccia un po' rossa, molto vivace e soprattutto molto, molto affabile, molto molto bello, gli occhi azzurri come un bambino. Si è avvicinato a me e mi ha chiesto da dove venivi. Io ho detto il cognome del mio maestro e lui si è spaventato perché questo nome suonava così, Friedrich Mont. Questo era il mio maestro di scuola dove venivo io. E Neuhaus ha fatto finta di spaventarsi, quindi subito si è messo così sul piano, diciamo, ironico e amichevole. E poi, molto semplicemente, mi è stato comunicato che lui mi vuole nella sua classe. Così sono andato da lui e lui mi ha detto, diceva, quando torni in autunno cominceremo a studiare insieme. E in autunno sono tornato e lui mi ha detto risuonami la terza sonata di Prokofiev, quello che io ho portato all'esame, e ti voglio dire qualcosa. Allora, arrivati a un certo punto di questa sonata, rischio di non ricordarmi qualche nota, qua c'è la parte culminante di i pianisti la conosceranno senz'altro, però i suoni sono molto violenti, molto sgradevoli, così. Ecco, arrivato a questo accordo, lui mi ha guardato e ci sfermo. Cosa è successo nella musica? Non so, cioè, è crollato un armadio. Allora, suonami di nuovo. Poi Prokofiev scrive così. Rimane una sola nota e poi piano piano ritorna. Ritorna la parte dell'allegro. E qui Neuhaus mi fa, dice, e qui che succede? Naturalmente sono muto, perché già intimorito davanti a lui, poi su questo tono, così, ci stanno uscendo le cimici. Questo per spiegargli la persona come ero accolto e come è iniziato questo rapporto. Adesso racconterò altre cose per quanto riguarda il nostro rapporto, ma voglio subito dire che pochi mesi dopo è uscito il libro. Era febbraio del 58, io a casa mia ho una copia regalata da lui perché ha firmato tutti i suoi allievi. Io mi chiamavo in diminutivo Valerik, quindi a Valerik, Skubojnikov, con simpatia dall'autore, eccetera, eccetera. E questo libro ce l'ho a casa, me lo sono portato in Italia nel 65, e ritengo, appunto, come scrivo nella mia prefazione, che è il libro più importante della mia vita e lo volevo assolutamente prima o poi tradurre da solo, personalmente, in italiano.
Perché è successo che questo libro, dopo aver avuto una diffusione enorme nell'Unione Sovietica, poi cominciarono a tradurre in varie lingue del mondo. Si è dato molto da fare tutta la classe, nella nostra classe c'erano francesi, cechi, slovacchi, bulgari, polacchi, in tutte queste lingue il libro è stato tradotto molto velocemente. In italiano, finché in Italia non mi sono dato da fare, io questo libro conoscevo qualcuno nella versione francese, ma in italiano non esisteva. Nel 83, credo, quando mi sono trasferito a lavorare alla RAI in via Asiago, ho incontrato Claudio Casini, musicologo, professore dell'Università di Roma, prima a Perugia, e lui presentava sul terzo, come sapete, ascoltate la Radio 3, immagino, no? Ecco, e lui all'epoca presentava concerti alla Radio 3. Così chiacchierando, ci conoscevamo poco, ma chiacchierando il più del meno, mi ha raccontato che lui ha una collana per la casa Rusconi. E mi ha chiesto, dice, tu avresti qualcosa di interessante, di inedito da proporre, da pubblicare, da tradurre in russo. E gli ho detto subito, certamente, il libro di Neuhaus, che ci tengo moltissimo. Allora, dobbiamo a Claudio, certamente, che purtroppo è scomparso poco dopo, dobbiamo a lui la prima edizione di questo libro, appunto per i tipi di Rusconi. Questo libro è esaurito, sono passati molti anni, mi hanno chiesto molte volte gli amici, tutto poi è stato ristampato due volte, poi la casa Rusconi è fallita, alcune copie che mi hanno affidato a me così per la distribuzione, li abbiamo venduti a un bassissimo prezzo. E poi piano piano è venuto fuori la necessità di riaverlo, perché me lo chiedevano le persone che frequentano DAMS, le persone che frequentano il conservatorio, è un testo assolutamente basilare. Poi passava il tempo, nascevano nuovi pianisti, nascevano nuove generazioni. E, intanto io sono capitato a Palermo, dove conoscevo da prima Elvira Sellerio, una persona molto molto cara, molto affettuosa, oltretutto molto sensibile. E le ho raccontato di questo mio enorme amore per Neuhaus. E lei mi ha chiesto, certo, cosa potresti pubblicare di suo? E le ho parlato dei suoi testi autobiografici, perché Neuhaus, quando è morto nel 64, ha lasciato dopo di sé diari, a parte le lettere, eccetera, e una quantità enorme delle recensioni e degli articoli. Tra i più belli è quello dedicato a Arturo Benedetti Michelangeli, che ha suonato a Mosca con enorme successo nel 64, e tante altre cose che potevano interessare il pubblico italiano. Quindi, soprattutto la sua autobiografia, come lo chiamava lui stesso, psico-autobiografia, una cosa del genere. Ecco. Allora proposi a Elvira Sellerio di pubblicare questo libro, lei ha consentito, e io a Roma ho cominciato a fare questa traduzione con l'aiuto, quella volta, di un certo Giorgio Ceccarelli, che non c'è adesso. Ecco, questo libro è pubblicato nel 2000, credo, dalla casa Sellerio, ha avuto una bella distribuzione, è scomparso, è finito, si chiama appunto... Confessione di Arco. Si chiama appunto... scritto qua... Confessione di Arco, no? Riflessione... Confessione. No, riflessione. Riflessione di Arco. Riflessione, memoria di Arco. Speriamo che la casa Sellerio, adesso gestisce il figlio Antonio, non resterà insensibile alla mia richiesta di ristamparlo, e intanto in anticipo vi ho pregato di fare una nuova traduzione di questo libro. Allora, nella nuova traduzione ci sono varie novità. Senza criticare la traduzione precedente, che è stata fatta un po' in fretta, un po' aggiustato all'ultimo momento insieme con Claudio, il quale ha trovato il tono, secondo me, un po' troppo professorale, troppo accademico. Poi ci sono state le pagine invertite, stampate in modo erroneo, eccetera, eccetera. Insomma, soprattutto il libro è finito, esaurito. Ce l'hanno i maestri prima di Dragomir, la sua generazione, più o meno, ma i più giovani non potevano più trovarlo. Quindi mi sono messo a tradurre parola per parola questo sacro testo per me. E qui chiamai in causa Stefania, che
in Zari, che è seduto in prima fila con marito Massimo, che oltretutto si sono conosciuti in questo centro, e oltretutto sono non solo miei amici, ma sono anche benedetti a noi, vicini di casa, e quindi abbiamo organizzato insieme tutta la proiezione, presentazione, eccetera. Allora, Stefania dirà la sua parola per quanto riguarda le sue impressioni personali da questo lavoro, di questo libro. Io vi dico che tecnicamente è stato fatto così, che io ho tradotto parola per parola, rispondendo per la, sotto la mia responsabilità, per ogni parola di Neuhaus, cercando di non disperdere la sua leggerezza, ironia, commentando con numerosi commenti, le note a piedi pagina, le parole che erano troppo sovietiche, che contenevano le citazioni, delle fonti sconosciute, e anzi mi sono dato da fare parecchio, ho trovato queste fonti sconosciute che una volta era molto più difficile trovare, e soprattutto tirar fuori anche questa leggera ironia di Neuhaus che riguardava anche il nostro sistema sovietico, perché certe sue battutine, delle quali poi ne parlerò ancora, li costarono anche care, ma in questo libro, grazie a Dio, la censura non ho capito, ma è passato. E queste cose qua un pochino sono sottolineate nei miei commenti. Stefania invece ha preso tutto il mio testo grezzo così com'era e l'ho reso italiano, giusto? Abbiamo provato. Allora. Salve. Togliere tempo a ciò che verrà, perché io sono stata anche nell'altro luogo alla presentazione, ma qui mi piace ringraziare pubblicamente davanti a voi Valeri, che prima di essere un maestro per noi appunto è il signore che abita al piano di sopra e che riceve allievi e amici bravissimi. E quando noi stavamo ristrutturando la casa, un giorno c'era la casa che era completamente divelta e siamo entrati e scendeva dal cielo, cioè dal soffitto, una musica celestiale, e io e mio marito ci siamo seduti in questa casa senza massetto e abbiamo detto: Madonna, ma qui è un paradiso, la casa non è niente di che, ma vedete, veramente scendeva musica celestiale. Ho saputo dopo che era Ashkenazi, quindi come dire, non esattamente il primo vicino che si può incontrare, quindi siamo fortunati. Beh, Valeria ha avuto la spregiudicatezza di chiedere a me, che sì, scrivo perché ho fatto la giornalista per 15 anni all'Unità, rendere in italiano il suo libro, ma io non so leggere neanche il flauto, quindi come dire, si è affidato ad una persona che di musica non capisce niente, ma proprio niente, e che ha provato a restituire questa grande vivezza. Ora mi ha affidato un compito non da poco, perché ad una persona che non sa leggere neanche una nota ha affidato il libro della sua vita, non è un compito leggero. Il suo libro più importante l'ha portato nella valigia, quando, tra le poche cose che ha portato con sé quando ha lasciato l'URSS ed è venuto in Italia. E quello che io ho provato a fare è di non tradire Neuhaus, non tradire il suo linguaggio, perché si sente, è come averlo accanto. Chi di voi ha letto il libro è come se potesse sentire, qui la sentiremo, ma è come se potesse udire la sua voce, come se potesse davvero gioire di queste centinaia di immagini che sono come quelle delle cimici e dell'armadio. Questo libro è pieno di vita e questo, lo sforzo che ho, come dire, il mio contributo è stato quello di glorificare le immagini di questo maestro eccelso, che io non avevo mai sentito nominare, quindi proprio vi dico che razza di coraggio che ha avuto Valeri ad affidarmi questa cosa, ma che ho apprezzato perché dopo aver fatto la giornalista ho insegnato per altri 15 anni e ho capito, leggendo Neuhaus, tante cose che non appartengono solo alla musica, ma appartengono a tutte le persone che hanno a che fare con gli allievi, con persone che, i figli, no, ognuno di noi è educatore a suo modo, del gatto, del vicino, del bambino, del figlio, del nipote. E ci sono tantissime, grandissime immagini, tanti piccoli consigli, una grandissima umiltà insieme alla leggerezza, all'ironia,
a questo mondo dove lui ci trascina con grandissima signorilità e che deve essere stato terribile, che è solo dell'altro ieri, ma che ci sembrano veramente universi passati. E mentre traducevo e aiutavo Valeri a riportare in vita il libro più importante della sua vita, anch'io ho imparato, dopo tanti anni senza averlo mai conosciuto, come si può veramente essere grandi maestri. Quindi grazie. Grazie. Qualche copia del libro alla fine della serata è in vendita, sta qui sul pianoforte. Ho 15 copie con me per vendere e non vorrei lasciarli qua. Questo è dopo. Intanto io credo che la cosa migliore per entrare nel vivo ascoltare Neuhaus come pianista. Sentiamo Notturno di Chopin, che il suo più grande allievo, Svetoslav Richter, riteneva come una delle sue perle maggiori. Quindi sentiamo.
Altre volte abbiamo cominciato con l'ascolto del primo tempo lento, l'adagio per chiaro di luna. Però, a parte che bisogna cambiare, anche avendo lo stesso pubblico e oggi ci sono delle persone che hanno già sentito altre volte. Volevo dire che di New House si può sentire molta musica oggi su YouTube, tranne il concerto che ho regalato oggi a nostra festeggiata, perché questa è un'altra edizione. Questa edizione dove dirige Nikolaj Anosov, che si ricorda Gennady Rozhdestvensky, che in italiano nessuno sa pronunciare, tranne mia moglie alla Radio 3, Rozhdestvensky, perché gli italiani dicono Rozh, al contrario. Gennady Rozhdestvensky era figlio di Nikolaj Pavlovich Anosov, che dirige appunto a Neuhaus, il primo concerto di Chopin sul tuo disco. Ed è un concerto del 1948, al quale ha partecipato anche giovane, abbastanza giovane, Svetoslav Richter, che suonò il secondo concerto di Rachmaninov. Una mia amica, purtroppo non più in vita, Natasha Fomina, che ha assistito a questo concerto da ragazzina, mi raccontava che la sua maestra, che era Naida Sumpatian, maestra di Vladimir Ashkenazy, del quale ha sentito Stefania esercizi in casa mia, le raccontava questo episodio, che durante il concerto, durante l'intervallo, loro si sono rivisti sotto nella grande sala, era già finito il concerto di Chopin con Neuhaus, era finito il concerto di Rachmaninov, e si aspettava il terzo intervento, che era Yuri Muravlov, che avrebbe suonato e poi suonato il concerto di Grieg. E l'intervallo, Naida Sumpatian ha guardato i suoi allievi e ha detto: beh, Slava, che sarebbe Richter, Slava è un genio, però bisogna suonare come Jan Gustavovich, come Haydn. E questo dice molto, perché Richter diceva appunto delle sue esecuzioni tipo questo Chopin, che c'è la semplicità e l'aristocrazia. La qualità che per l'esecuzione di Chopin oggi è rarissima, è difficile avere proprio nell'animo quello che aveva Neuhaus come persona, a parte le origini mezzo polacche, mezzo tedesche, sentire questo giau, come diceva lui spesso, questa parola intraducibile polacca, che significa nostalgia, dolore, peccato, dispiacere, eccetera, e una parola solo riusciva a trasmettere a noi anche questo significato. Però lui possedeva quel suono che sentite voi, è il suo naturale, è arrivato attraverso, queste sono registrazioni di 100 anni fa, sono registrazioni del 1958, più o meno del 48 anche prima. Allora, io raccontavo del nostro incontro, però prima di tutto vi voglio far vedere un prodotto cinematografico, diciamo così la parola, ma antisonante, che abbiamo prodotto insieme con qui presente presidente dell'associazione Neuhaus Fiammetta Greco, e abbiamo prodotto questo filmato per far conoscere alla gente un po' meglio la figura di Neuhaus. Due parole su questa associazione, che all'inizio fu fondata nel 1990 da me per un gruppo dei miei allievi, e abbiamo suonato i concerti al Museo degli Strumenti Musicali, che sono rimasti abbastanza nella memoria di questa città, perché erano concerti molto interessanti, vari. Poi sono venuti i miei amici dalla Russia, dall'America, dalla Lituania, dalla Polonia, ex allievi di Neuhaus anche, e abbiamo fatto bellissime stagioni, 5 stagioni. Poi dopo, per motivi naturalmente politici, ci hanno sbattuto fuori perché non avevamo una lira, e è finita così. Poi dopo parecchi anni Fiammetta ha avuto questa bellissima idea, mi ha fatto questo grande regalo. Nel 2005 abbiamo ripreso l'attività dell'associazione Neuhaus, e nell'ambito di questa associazione anche negli anni passati abbiamo fatto vari incontri, musica da camera, nelle varie sedi. Adesso, per quanto riguarda l'associazione, voi potete visitare tranquillamente il nostro sito www.neuhaus.it, e lì, se ci sono novità, ancora le troverete. Ma soprattutto mi raccomando, andare su questo sito, perché lì potete sentire, attraverso un link, lezioni di Neuhaus, potete sentire le lezioni, non vedendo molto, ma sentendo la voce di Neuhaus, sentendo la musica dei suoi allievi e leggendo la nostra traduzione
simultaneo sotto. Questo credo che sia un bel contributo insieme con libro. E sul libro, alla stessa pagina, c'è l'indirizzo di questo link di questa serie di lezioni. Quindi adesso vediamo il filmato che abbiamo preparato per voi, e se poi ci saranno domande, forse la cosa più semplice per proseguire. Получил пианист Яков Зак. Вторую премию получила Роза Тамаркина. Девятую премию получила киевская пианистка Татьяна Гольдфарб. Почетный отзыв получила московская пианистка Нина Емельянова. Ни одна иностранная делегация не может похвастаться таким успехом. Эта победа радует нас, в то же время не является особенно неожиданностью. Потому что мы прекрасно знаем, какими дарованиями мы обладаем, и как хорошо учат их наши советские педагоги. Успехи наших молодых исполнителей тесно связаны с вниманием и интересом всей нашей страны к искусству. Это лишний показатель быстрого расцвета культуры в нашей стране и ее возрастающей мощности. Яша, сыграй нам финал из третьего скерца Шопена. Di andare a Mosca e subito decisi di andare a trovare Neigaus. Ho avuto tre maestri, Neigaus, mio padre e Wagner. Semplicemente mi era piaciuto molto il suo modo di suonare, anche il suo modo di essere. Quindi andai a Mosca con l'intenzione di presentarmi al conservatorio e di entrare nella classe di Neigaus. Se mi era piaciuto, era anche perché in un certo qual modo assomigliava a mio padre, ma era più leggero. Egli suona il mio cavallo di battaglia dell'epoca, la quarta ballata. Thank you.
dopo questo parlammo di Wagner, del più e del meno. E gli feci buona impressione. Mi avevano pregato di ascoltare un giovane musicista di Odessa che voleva entrare nella mia classe al conservatorio. È in regola con gli studi, chiesi? No, non ha studiato da nessuna parte. Un ragazzo senza nessuna educazione formale che voleva entrare al conservatorio. Ero curioso di conoscere l'audace. Si presentò un giovane alto e magro con un'espressione vivace e incredibilmente intensa. Si sedette al pianoforte e cominciò a suonare Beethoven, Chopin, poi alcune composizioni sue. Mi sbigliai agli allievi attorno a me. Credo che abbiamo a che fare con un musicista geniale. Quel giorno Richter divenne mio allievo. Mi ammisero al conservatorio facendomi promettere che avrei seguito tutte le materie. Non ne feci nulla e quindi sin dal primo anno mi esclusero due volte. Neighaus era come un padre per me. Qual è stato il suo influsso su di lei? Metteva l'accento soprattutto sulla qualità del suono. Mi aiutò a liberarmi sotto questo profilo. Sì, perché allora il mio suono era ancora un po' così. Era dovuto al fatto che avevo accompagnato molto, visto che ero stato maestro accompagnatore all'opera prima di entrare al conservatorio. Nella sonata di Liszt mi ha insegnato la cosa più importante, le pause, i silenzi, come fare suonare i silenzi. Ricordo che la quarta volta che interpretai la sonata di Liszt davanti a tutta la classe, Neighaus fece un gesto così e disse: non ho nulla da dire. Ma Neighaus non è mai stato all'estero, non glielo hanno mai permesso, naturalmente. Suonava con alti e bassi e talvolta. Ricordo un concerto con musiche di Schumann, aveva interpretato le sonate come un cane, con tante di quelle secche in ogni battuta. Volevo soltanto commentare, questo che state vedendo è Giubileo, sì, non si dice in italiano, festeggiamenti per il 70° anniversario di Neighaus nell'aprile del 1958, come si suol dire, io c'ero, stavo lì in mezzo ai ragazzini, mentre sopra c'erano vari allievi di Neighaus, voi adesso vedrete alcune personalità molto famose, e lui nella prima parte ha suonato, su questo disco credo che si possa trovare su YouTube, è un concerto del 28 aprile 1958, c'è il primo tempo della fantasia di Schumann, al quale stamattina ci siamo un po' dedicati con un nuovo amico, poi la fantasia di Scriabin, e poi è suonato vari bis, e questa è stata l'ultima volta che Neighaus suonò in pubblico, appunto il giorno del suo 70° compleanno. Quello che vedete è festeggiato da è condotto nella seconda parte dopo questo concerto da due più belle donne, più belle ragazze del conservatorio, due arpiste. Una era nostra amica Marina Smirnova, l'altra Natasha, e lo fanno sedere su una poltrona, eccetera eccetera, e poi lì comincia il festeggiamento indimenticabile, insomma, da parte di tutti. Andiamo avanti. Indescrivibile. Seguito del programma Kreisleriana. Una meraviglia. E probabilmente non accadrà mai più di sentire una simile interpretazione. L'insegnamento. Penso che l'insegnamento sia una cosa spaventosa, fatale per un pianista. Passava il suo tempo a insegnare. Aveva un suono magnifico. Questo modo di stare seduto al pianoforte mi viene da lui. Effettivamente tutto dipende da questo. Questa è la fissazione di Richter, che la postazione deve essere questa. E
первый раз, что он имеет ученика с такой колоссальной орионцей музыкантной. Слава часто бывал у нас, и вскоре переехал к нам жить. Его приняли у нас. Questa signora è la terza e l'ultima moglie di Neuhaus. La prima, vedremo in un'altra immagine, è scappata da Pasternak, e questa è un'altra storia, un racconto infinito, scritti libri, poesie, musica, eccetera, eccetera, e ne parleremo dopo. Ma questa signora che parla, si chiama Silvia Eichinger, parla un russo pazzesco. Dopo 100 anni che è vissuto in Russia, è stata salvata dallo stesso direttore nostro che ho portato dalla Svizzera con l'avvento del nazismo in Europa, l'ha portata in Russia, è vissuta sempre in Russia, ma parla un russo sgrammaticato pazzesco. Sempre in giro dicendo che la grammatica russa per la sigla. Lei era violinista, molto molto brava. E questa signora ha vissuto con lui gli ultimi anni, appunto fino al 64. Questa è la figlia, invece Milica, matematico. Семье и отец, и мать как родного сына. Я помню, например, как Слава учился в консерватории, как он готовился к сдаче различных теоретических экзаменов. Он, когда изучал какую-то книгу, он брал большой лист бумаги и составлял конспект в рисунках. Каждое событие он изображал каким-то рисунком и таким образом запоминал все. Но вообще теоретические экзамены ему давались с трудом. Я помню, как папа всегда приходил и говорил: «Слава, чтобы завтра сдал экзамен». На следующий день, когда папа приходил домой, Слава прятался под рояль, потому что экзамен он так и не сдал. И поразило меня особенно, что как они только начали говорить о музыке, что, слушая их, казалось, что ты слышишь не слова, а музыки. Это действительно поразительно, просто как они умели о музыке говорить. Да? Так что если они говорили о какой-то произведении, то у вас полное впечатление было. Ну, конечно, если вы знали это произведение, что это чувство любовь к музыке, к музицированию. Качество, которое Евгений Густавович очень ценил, потому что он сам был не только пианистом, а музыкант в самом широком смысле слова. Еще один урок, еще один Рахманинов. Генрих Густавович Нейгаус занимается с сыном Станиславом, в будущем очень тонким и своеобразным пианистом. Это показательный урок для кинохроники, исключение из правил. Генриху Густавовичу нужна была аудитория, чтобы мог проявиться его педагогический артистизм. Еще одна мощная, может быть, самая мощная школа, фортепианная школа Генриха Густавовича Нейгауза. Синеглазый, когда солнце в класс светило, он любил синего цвета галстуки, и это оттенок глазам подчеркивал. Ой, так это было все. Пушистые эти волосы, капризный немножко такой, в дискант ударяющий какой-то голос, вечно это душенька. А когда он начинал что-нибудь петь в классе, а он напевал, вдруг выяснялось, что у него вообще низкий голос, пел он почему-то басом. Он был достаточно капризен, он был нетерпелив. Если играли плохо, он мог рассердиться. Генрих Густавович был одним из немногих пианистов, кто играл музыку польского композитора Кароля Шамановского. Хорошую музыку, а не потому, что Кароль Шамановский был его Нейгауза двоюродным братом.
сохранились кадры последнего юбилея Нейгауза. Ему 70 лет. В кадры хроники попали профессор Нина Емельянова, сам Борис Гюльденвейзер и ученик Нейгауза Евгений Маленин. Questo è un lungo episodio di un film che hanno fatto ballata, si chiama Nella casa dove ha vissuto Pasternak sempre e dove è vissuto il figlio di Neuhaus insieme con Pasternak, Stanislav Neuhaus. Парижи из-под крыши Венеры или Марс
следят, какой в афише объявлен новый фарс. Кому-нибудь не спится в прекрасном вдалеке, на крытом черепице, старинном чердаке. Он смотрит на планету, как будто небосвод относится к предмету его ночных забот. Не спи, не спи, работы, не прерывай труда. Не спи, борись, дремоты, как летчик, как звезда. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник у времени в плену. Capitolo Pasternak nella vita di Neuhaus è un capitolo molto particolare, molto importante. Loro si sono conosciuti attorno al 1929-30 e Pasternak aveva grandissima influenza su Neuhaus come poeta, come artista. Da giovane, da ragazzino, Pasternak studiava composizione e addirittura ha lasciato 3-4 composizioni e ha avuto onore di eseguirlo in Italia per primo e pubblicarlo sul piano Time con una poesia tradotta da Giuseppe Paolo Samonà dedicata a Neuhaus. È un stranissimo finale di questo rapporto perché Pasternak durante l'estate che passavano insieme in campagna ucraina vicino a Kiev vide questa Zinaida, la moglie di Neuhaus e la madre di suoi due figli, tra l'altro questo Stanislav che avete sentito suonare, e altro, Adrian, che è morto giovanissimo durante la guerra nel 1945, l'ha vista in casa che lavava i pavimenti. E lui descrive questa scena che l'ha vista mentre era chinata con le gambe nude, con questa acqua che schizzava dappertutto, e ha perso completamente la testa per questa donna. Lei era bellissima anche davanti. Aveva origini italiane, Zinaida era anche di origine italiana da parte della madre, invece il padre, come mi raccontava Neuhaus, era un gendarme proprio militare nei tempi zaristi, e quindi aveva paura perché lei ha ereditato dal padre un carattere molto feroce. E Pasternak si è innamorato di questa donna e c'è stata una tragedia che è durata parecchi mesi. E Zinaida non si decideva, ma questa valanga di sentimenti e poesie che Pasternak gli ha buttato addosso erano assolutamente irresistibili. E a un certo punto si sono incontrati, hanno parlato tra di loro, eccetera. Io ho un'altra versione che mi ha raccontato Stanislav, perché Stanislav negli anni 70 veniva per 5 anni di seguito in Italia a insegnare a Perugia e a Siena e dormiva a casa mia, e lui mi ha raccontato un'altra versione di questo finale. Dice che a un certo punto Pasternak ha bevuto una bottiglia di iodio e si è sdraiato per morire, poi per suicidarsi, insomma. Poi non è morto, è salvato, però a quel punto la Zinaida, la tentata signora Neuhaus, ha detto: "Beh, non resisto, insomma, se questo si ammazza addirittura per me." Quindi hanno deciso di prendere un periodo di pause e Zinaida andò via sia con Pasternak che con due figli di Neuhaus. E di questi tempi lei diceva che con Pasternak si sentiva come dietro un muro, sicura, perché lui era un grande lavoratore, lavorava molto, traduceva, guadagnava, eccetera, eccetera. Aveva la casa molto ordinata, poi ci sono le fotografie dove si vede Pasternak lavorare nel giardino, sull'orto, eccetera. Invece Neuhaus era tutto, come lui diceva, ha imparato in Italia, dove lui è vissuto tra 1909 e 1910, ha imparato un modo leggiadro di vivere. E questo modo leggiadro di vivere ha portato alla fine di questa storia, perché la moglie ha scoperto che nel frattempo è nata Milica. Cioè, durante tutta questa tragedia, un anno prima, nel 1928, era già nata la figlia, quindi con un'altra donna. E quando Zinaida ha scoperto questo fatto, che le diceva che Neuhaus non sapeva mettere samovar, non sapeva samovar fatto, come sapete, di un recipiente, e dentro c'è un tubo dove bisogna mettere il carbone,
il carbone che ardeva e poi l'acqua attorno bolliva e stava sempre accesa, sempre calda per aprire poi con un rubinetto e versare sempre il tè, i russi bevono molto, bevono anche la vodka, però insomma molto tè, molto forte. E quindi pare che Neuhaus non era capace nei tempi duri, quando non c'erano ancora tutte le comodità di casa, non era capace neanche così imbandire insomma questo samovar e farlo funzionare, cioè lui sbagliava, metteva l'acqua dove andava il carbone e viceversa. Quindi nel libro voi troverete una mia ironica noticina, quando lui spiega a un allievo che bisogna lavorare di seguito sullo stesso passo, che ripetere più volte, come se fosse un processo di ebollizione dell'acqua, e non fermarsi, non spegnere e non ritornare di nuovo. Allora io scrivo una noticina che potete, volendo leggere, che era molto buffo immaginarmi nel house che in cucina l'ho visto operare lì, molto incapace di versarsi. Allora, questa storia è finita così, con una pausa di separazione. Pasternak con due figli di Zinaida sono partiti per Caucaso. Caucaso, Georgia in particolare, c'è molto nella loro vita, una terra beata, terra promessa, bellissima, mare, montagne. Cioè. E poi alla fine sono decisi, tutti in quattro, di restare così. Quindi Neuhaus ha sposato la seconda moglie, Milica, con la figlia Milica. E poi Pasternak invece si è accasato, insomma si è sistemato con questa Zinaida, con la quale ha vissuto fino alla fine. E Stanislav, figlio adottivo, ha vissuto sempre con loro nella famosa dacia dove è stato scritto Dr. Zhivago. Quindi nel 58 siamo stati noi allievi, siamo stati diciamo, testimoni di questo nuovo dramma. Qualcuno dei più anziani qua presenti magari si ricorderà che cosa è successo. Questo romanzo è uscito da Feltrinelli in Italia, mentre in Russia era proibito perché era considerato fino a poco tempo fa un romanzo antisovietico. E quindi nei tempi di Khrushchev tutta la parte ufficiale, partito, il governo dell'Unione Sovietica si sono molto arrabbiati sia con i compagni comunisti italiani, sia con Pasternak, e minacciarono di espellerlo, come poi fecero nel 74 con Solženicyn, per dire. Ecco, noi abbiamo vissuto questa esperienza insieme, vicino al nostro professore, perché lui era preoccupato, cioè, se cacciano via Pasternak dovrà portare via anche i figli, quindi riguardava da vicino questa cosa. Poi Pasternak ha scritto una lettera dicendo: io per questo paese ho fatto qualcosa, quindi lasciatemi in pace. Insomma, pian piano questa vergogna si è calmata, ma adesso di solito le persone che hanno partecipato a questa vergogna accusando Pasternak di peggio di tradimento, non si sono poi, dopo che gli stroichi si ridipinti, sono diventati molto amanti di Pasternak e quindi non se ne parla più. Però il romanzo è stato pubblicato, non hanno trovato assolutamente nulla di antisovietico, forse un po' antirivoluzionario sì. Però insomma è un romanzo molto importante che costò a Neuhaus molta salute e a Pasternak la vita. Lui, dopo vissuto per un paio d'anni, è morto giovanissimo, a 70 anni. E noi tutti quanti siamo stati al suo funerale, che è stata una prima manifestazione pubblica per i giovani dissidenti. Eravamo in tantissimi e abbiamo partecipato a questo funerale, che naturalmente non era voluto dallo Stato. Però, chiudo questo capitolo di Pasternak, voi vedrete adesso varie altre cose. Questo museo Pushkin, dove Richter ha fondato il festival dedicato ogni anno, dedicato a un certo periodo di pittura e alla musica che sceglieva lui stesso i programmi. E qua suoneranno vari allievi di Neuhaus, purtroppo tutti già deceduti, miei compagni, amici, li vedrete pian piano.
Di questo bravissimo Alexander Slobodiani, che purtroppo è deceduto anche lui in America, partito durante la perestroica, si è trasferito in America, ha un figlio, bravissimo pianista, purtroppo è morto giovanissimo. Mi hanno raccontato che ha lasciato un testamento di essere sepolto nello nativo Ucraina. Lui viene da Leopoli, e veniva da Neuhaus mentre era ancora giovanissimo, non era ancora entrato nel conservatorio. Sia Neuhaus che il direttore del nostro conservatorio Svechnikov lo chiudevano a chiave per farlo studiare, per farlo preparare al concorso Chopin. E il concorso di Chopin, del quale Neuhaus ha fatto parte della giuria, sono andati tre allievi di Neuhaus e lui ha avuto un premio, diciamo, abbastanza importante. Giustamente tutte le ragazze del conservatorio, compresa anche mia allora ex moglie italiana Marisa Tanzini, una pianista, giustamente lo ritenevano il più bel pianista russo. Ma lo era, infatti. Nel mio libro c'è soltanto una nota ironica ma molto affettuosa, che era l'unica volta nei tempi miei quando Neuhaus si incazzava, ma sul serio. Perché di fronte a questo enorme talento di quest'uomo, enorme, immenso, la natura artistica proprio da straripava. Ma era di questo, come si vede anche qua, questa pigrizia incredibile e questa facilità di suonare. Poi dopo sbagliavo le note, non le studiavo. Neuhaus si arrabbiava terribilmente. Questo era molto divertente guardarli insieme. Però questo ragazzo aveva nel suo sangue questa predisposizione per Chopin, che è difficile insegnare. E questo si sente, io l'ho amato moltissimo. Ci sono i suoi dischi, studi di Chopin. Adesso sono altri allievi di Neuhaus che abbiamo incluso, il grandissimo Emil Gillis. Sì, fermiamo un attimo.
Questa è la pagina più dolente della storia riguardo Neuhaus come maestro. Cioè, il rapporto tra lui e Emil Gillis, che si è guastato alla fine della vita di Neuhaus, ed è un po' colpa sua, perché se leggete il libro, nel libro ci sono due o tre passaggi che riguardano Emil Gillis e certamente potevano offenderlo, infatti si è offeso. Ed è strano che Neuhaus sia permesso una cosa del genere, cioè come gli è scappata, insomma, perché lui aveva un'enorme stima per questo pianista. Sentirete su YouTube, credo che si trovi, una cosa assolutamente incredibile, Gillis, che a 16 anni suona Fantasie di Liszt sui temi di Don Giovanni. È una cosa assolutamente incredibile. E con quell'esecuzione lui ha vinto primo premio a 16 anni, primo premio col consul par sovietico, e dopo è venuto a studiare da Neuhaus. Allora, è complicata la cosa, leggete nel libro, volendo, anche le mie note, eccetera. Fatto sta che durante la guerra, all'inizio della guerra, nel 1941, verso ottobre, i tedeschi stavano proprio entrando in città di Mosca, non sono entrati per pochi chilometri. E in quel periodo tutto il conservatorio di Mosca era sfollato, già partito per la Siberia, Urali e Siberia, verso l'est. Invece Neuhaus era bloccato in città perché aveva la suocera malatissima, la moglie, seconda moglie, che non voleva abbandonare la madre, e poi non voleva assolutamente, era un po' capriccioso, non voleva affrontare scomodità della vita fuori casa. Dice, tanto questo passa, è una donna molto particolare, la vecchia milizia, cioè, vabbè, tanto passerà questo periodo e resterà, tornerà tutto tranquillo. Insomma, Neuhaus a un certo punto, mi pare il 2 novembre, è stato arrestato, perché tra l'altro tra i suoi colleghi si parlava che Eco un tedesco, cioè si parlava, qualcuno l'ha denunciato, dicendo che Eco un tedesco, aspetta qua i tedeschi che arrivano. Intanto all'inizio della guerra di Hitler non si pensava un'Unione Sovietica in totale che fosse un mostro, si pensava che anche dopo la dittatura di Stalin poteva venire qualcosa di meno peggio, diciamo. Comunque non era assolutamente nei pensieri di Neuhaus una cosa del genere, semplicemente lui era condizionato dalla sua famiglia e dalle sue donne, e come si sa le donne sempre prepotenti. Quindi Neuhaus è stato arrestato e tenuto in prigione per 9 mesi, rischiava di brutto perché sul suo conto circolavano varie voci, lui aveva una lingua un po' troppo lunga, e per esempio quando è scoppiata la guerra, dovete sapere che prima della guerra Stalin, insieme con lui Molotov e tutto questo il governo, insomma, facevano la corte a Hitler, cioè speravano di allontanare l'attacco, questo confronto, e addirittura la Russia forniva l'acciaio all'esercito tedesco, eccetera, eccetera. Insomma, hanno fatto un famoso patto nel 1939, come sapete, dividendo la Polonia, il famoso patto Ribbentrop-Molotov. E poi Stalin ordinò anche ai teatri moscoviti, ai teatri russi, di fare la propaganda all'arte tedesca. Era il miglior periodo per i traduttori della letteratura tedesca, dei cantanti, eccetera, eccetera. A un certo punto ordinò addirittura di rappresentare un'opera di Wagner al teatro Bolshoi, Valkyria. E niente poco di meno, Sergei Eisenstein era commissionato come regista per questa rappresentazione. In poche parole, circolava per Mosca la diceria di Neuhaus, che diceva che la guerra è scoppiata non perché Hitler odiava Stalin e il comunismo e voleva attaccare l'Unione Sovietica, ma perché era talmente incazzato per la rappresentazione così pessima del suo amatissimo Wagner nel teatro. Questa è una delle sciocchezze che Neuhaus diceva un po' in giro, e quando è stato arrestato gli hanno ricordato varie sue battutine. Comunque, in breve, è stato salvato probabilmente da Gillis, perché Gillis era il pianista preferito di Stalin, lo chiamava il mio Roscio, e in un ricevimento durante la guerra, forse per c'era qualcuno dei alleati, presentando Gillis ha detto, ecco, Hitler ha Goebbels e io ho Gillis.
E sembra che Virgilio sia intervenuto presso Stalin 3 volte chiedendo la grazia per il maestro perché rischiava veramente la fucilazione. Quindi Neuhaus dopo 9 mesi è tornato a casa e poi dopo, me lo raccontava la figlia, in milizia, e poi è stato spedito in Siberia e grazie a Dio altri compagni, insomma musicisti, anche Shostakovich e altri, sono intervenuti in suo favore, è stato salvato e trattenuto nella città di Yekaterinburg, all'epoca si chiamava Sverdlovsk, per insegnare al conservatorio. Nel 1958 vince il primo premio Van Cleburne e Ashkenazi invece vince il successivo concorso. Neuhaus seguì molto Vladimir Ashkenazi che dopo la morte di Emil Gilles, che è stato il nostro presidente onorario, adesso l'associazione Neuhaus di Roma ha come presidente onorario Vladimir Ashkenazi, che purtroppo non sento da molto tempo. Quindi il filmato finisce qua. Se dobbiamo dire ancora qualche parola, proviamo di mettere le fotografie, se li trovi facilmente. Non me l'hai dato. Ah, non te l'ho dato? Ma è complicato? No, siete stanchi, dobbiamo finire? No. No, perché se avete qualche domanda poi da farmi, e dobbiamo ancora vendere il libro. Adesso mentre cercheremo le fotografie che potrei aggiungere qualche parola, io direi che potete avere qualche domanda da farmi su tutto quello che ho esposto. Perché parlare di lui io posso all'infinito, non ho guardato bene l'ora, ma sentire il piatto, suonarlo, potete cercare i suoi dischi, grazie a Dio facilmente si trova. Quando sono arrivato in Italia avevo soltanto una registrazione che mi hanno regalato dalla radio di Mosca, perché lui è morto nell'ottobre, nel mese di ottobre, e poi mi hanno chiesto già allora, ero predestinato a collaborare con la radio, Radio di Mosca, fa una trasmissione dedicata a Neuhaus, e così per ricompensa, per il regalo, mi hanno fatto la copia dell'opera 110 di Beethoven. La portai in Italia, lo feci ascoltare a varie persone, eccetera, però ho chiesto alla RAI, cioè alla amica carissima signora Bertelli, ho chiesto se si poteva trasmettere dalla radio, e lei mi ha detto, ma chi lo conosce? Ecco. Da allora, grazie anche a me, qualcosa è cambiato, e di Neuhaus adesso si sa un po' di più. E poi i figli si sono dati molto da fare, i nipoti soprattutto. Denon in Giappone ha pubblicato 11 dischi, che sono improbabili perché sono finiti, e Denon è fallito. Questi sono i più
il più completo, come, però altre case editrici, altre case hanno pubblicato numerose copie di questa raccolta, quindi potete senz'altro trovarlo. C'è qualche video dove suoni tu, Valeri? Ti piacerebbe vedere qualche video e sentirti suonare? Ma sentirmi suonare bisognerebbe trovare un'ora un po' più normale, magari. No, a parte che avevo i miei guai con le mani. Sì. No, infatti dice un video. Il video? No. Dagli allievi di Noé House. Purtroppo mi nascondevo, ma ho degli audio, ma non adesso, insomma, senz'altro ho fatto. Vabbè, adesso grazie, ne pensiamo. Scusi, a proposito di suonare, lei mi diceva in una masterclass che aveva fatto all'Aquila che aveva portato da Neuhaus la sonata opera 7 di Beethoven, sì. Mi bemolle maggiore, sì. Ha qualche ricordo di... Beh, questo ricordo si può tentare di ricostruire, perché l'ho portato qua proprio per... Sentirti a questa domanda. Allora, la prima lezione non l'avevamo parlato prima, non ci eravamo messi d'accordo, è nata. Questo l'ho fatto io. Sì. Scusate, io ho qui un compito. Il fortino. No, va bene, sarò molto breve. Dopo che abbiamo parlato di Prokofiev, eccetera, eccetera, lui mi ha commissionato, cioè mi ha ordinato di studiare la quarta sonata di Beethoven, tra le più difficilissime. Adesso non sono assolutamente in grado di riproporvelo, ma per fare qualche esempio del come si svolgono queste lezioni, proviamo. Allora, sono arrivato là e cominciai. Fermato quasi subito e abbiamo cominciato a parlare prima. Chiamavo Dushenka Animuccia, tutte, maschile e femminile Dushenka Animuccia. Cosa succede qua in questa partitura? Cosa vedi? Dico, beh, vedo questa cosa, vedo questa. No, e poi? Beh, questo sarà accompagnamento. Sì, allora proviamo a suonarlo più piano. E nella destra cosa succede? Succede che in questo accordo bisogna evidenziare la nota melodica prima e tutto il resto suonare più piano. Quindi bisogna imparare a fare questo lavoro. Cioè il sol superiore è più forte di questo. E a questo studio abbiamo dedicato mezz'oretta, che io non sapevo fare assolutamente. Poi dopo siamo passati al secondo accordo. Qui bisogna fare la stessa cosa. La nota superiore sempre sentire la destra. Quindi insieme. D'accordo, però questo motivo, senti come fa? Non fa così. Quindi bisogna fare. Sforzato vuol dire un po' più di tempo. E questo è un'altra mezz'ora. Qua. Legato, sai cosa vuol dire legato? Vuol dire anche suonare seguendo la linea melodica. La frase scompiuta qua. Non sono io il pianoforte. Per fare la fraseggio di questa riga, abbiamo lavorato un altro mezz'oretta, nella sinistra non c'era legato. Eccetera, eccetera. Così. Poi i dolori sono cominciati con il secondo movimento, è una delle pagine di Beethoven più impressionanti. Thank you.
magari adesso suono troppo bene. All'epoca suonavo certamente senza capire assolutamente nulla di questa struttura, quindi no, melodia, armonia, sospiri sulla pausa, avanti, eccetera. Richter riteneva questa prima musica di Wagner, talmente wagneriana. Dopodiché Neuhaus mi ha spiegato come è fatta la partitura, poi mi ha spiegato anche come si fa con le mani, e questo nell'insieme è durato 3 ore. Dopodiché mi sono alzato in stato di comatoso e ho detto: senta, tranquillo, adesso hai da lavorare per un paio di mesi. Ma purtroppo non posso farvi vedere altro perché sono troppo indietro con le mani, sto molto mal conscio. Però, giusto perché siete molto simpatici, provo di farvi quello che mi ricordo nel mio momento. Thank you.
abbiamo finito per me. Grazie a tutti, grazie a le persone che... Thank you.